Ciao, siamo E Vale. Orri. Oggi vi faccio rosette di cavolfiore alla curcuma a modo mio. Ingredienti per rosette di cavolfiore alla curcuma per 4 persone. 1 chilo di cavolfiore pulito. Olio extravergine di oliva. 2 cucchiai di curcuma. Sale fino e sale grosso. Inizio la ricetta con la pulizia dei cavolfiori. Dei due cavolfiori ho ricavato 1 chilo di rosette. Ho messo bollire dell'acqua in una pentola. Ora salo, metto 1 cucchiaio di curcuma, facciamo sciogliere bene la curcuma. Ora aggiungo le rosette di cavolfiore che ho già lavato. Da quando riprende il bollore, contiamo 5 minuti. Sono passati 5 minuti, spengo e li tolgo dall'acqua. Li scoliamo bene. In una ciotola ho messo 4 cucchiai di olio di oliva extravergine e aggiungo l'altro cucchiaio di curcuma. Giriamo bene il tutto. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi. Ho preso una teglia, ho messo una carta da forno, sotto l'ho bagnata e sopra ho messo un goccino di olio e l'ho spennellato con il pennello. Ora all'olio e alla curcuma aggiungo un po' di sale. Giriamo bene il tutto. Ora prendo le rosette, le spennello con il composto che ho preparato e le metto nella teglia. Ora la teglia la metto in forno a 180 gradi per 20 minuti circa, da tenere sotto controllo. Sono passati 20 minuti, le rosette di cavolfiore sono pronte. Voilà, stupende. Questo è un piatto per tutti, compresi i nostri amici vegani e vegetariani, e lo potete gustare come contorno con carne e pesce o come aperitivo. Ci vediamo dopo quando ho impiattato. Queste sono le rosette di cavolfiore alla curcuma fatte a modo mio. Buon appetito! Vi sono piaciute le rosette di cavolfiore alla curcuma? Se vi sono piaciute, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!